Che cosa vi è rimasto? Che avete imparato? Che ricorderete di più? Uno, due, tre, via! Come nasce il progetto Quanto ne sai degli OGM? Nasce da una serie di attività che come Erboristerie Pharma Natura promuoviamo e che sostanzialmente sono tese a comunicare quello che sono i valori fondanti dell'azienda. I valori che Pharma Natura vuole condividere con i propri clienti sono sicuramente quelli della correttezza, della coerenza, del rispetto degli altri e dell'ambiente, inteso come scelte di consumo sostenibile e consapevoli. E per questo ci siamo impegnati in una serie di attività che partono da quelle degli anni scorsi come Progetto Cuore fino a Erbaria 2016 e oggi appunto il progetto Quanto ne sai degli OGM? In effetti, prima di iniziare il lavoro abbiamo dovuto proprio centrare l'aspetto metodologico, l'approccio attraverso il quale poi fondare tutto quanto il lavoro. E l'idea era quella di accogliere questa proposta, che per la prima volta ci è stata riservata da Michele Mellone, ma proprio perché l'argomento si presta a tutta una serie di considerazioni molto dicotomiche, era necessario che noi presentassimo ai bambini tutti gli aspetti coinvolti e che venisse rispettato anche la costruzione del loro punto di vista. Far capire questa complessità e garantire la libertà di pensiero rispetto a questo è stato per noi fondamentale. I bambini hanno reagito con grande entusiasmo a questa iniziativa ed è piaciuta da subito. Si è arrivati a parlare degli OGM facendogli disegnare. In che modo? In maniere più particolari possibili, perché i bambini li hanno fatti strani, perché ovviamente non sapevano che cos'erano e di conseguenza, partendo proprio da ciò che era la loro curiosità, hanno inventato, ecco. Noi abbiamo costruito questa tombola e abbiamo incontrato nuove parole come il DNA, OGM, idrosfera, biosfera, atmosfera. E stiamo a fare il bario. Cioè, i bambini si sono recati per i campi e hanno raccolto proprio delle piante e abbiamo realizzato questo erbario in cui ci sono appunto tutte le piante. La biodiversità sono tutte le piante diverse, molte piante diverse tra di loro. E dopo, quando abbiamo finito l'erbario, ci siamo resi conto che esistono moltissimi tipi di piante. Essi stessi ci facevano delle domande e queste domande noi le abbiamo poi riprese per utilizzarle nel lavoro che abbiamo poi prodotto. E nel gioco dell'oca. Ci è venuto in mente il gioco dell'oca con le domande per cercare di far capire alle altre persone più o meno gli OGM, però divertendosi, giocando. Ecco, è importante dire che queste domande sono venute proprio da loro stessi. Per noi è stata una verifica di quanto avevano appreso poi, no? Anche. Perché c'è stato l'obbligo di mettere le etichette su? Perché tutti quelli che compravano dovevano sapere cosa
dovevano mangiare, se, perché non sa, se no non sapevano se era OGM oppure no. Dovevano sapere quello che mangiavano. Che cos'è la biodiversità? Sono tutti i tipi di piante, animali che esistono al mondo. Abbiamo chiesto ai bambini cosa volevano realizzare e perché. E i ragazzi subito hanno pensato al seme, hanno pensato ai cereali e ai legumi, prodotti della nostra terra, prodotti biologici, e così è venuto fuori che alcuni nonni hanno portato dei semi molto particolari che avevano nei loro campi e riseminavano in continuazione negli anni successivi. Abbiamo usato una cuccia di gatti per formare il mulino ad acqua. Ognuno ha portato dei semi da casa e li abbiamo messi dentro dei sacchi che poi abbiamo messo qui davanti al mulino. Utilizza solo i semi biologici, senza OGM. La scelta di costruire un mulino ad acqua è stata proprio quella di dare uno sguardo al passato per vivere il presente e progettare il futuro. Abbiamo studiato la storia dell'alimentazione e abbiamo visto che prima l'alimentazione era sana e adesso l'abbiamo modificata con gli OGM, che pensavano che facevano bene e poi hanno scoperto invece che faceva male. Questa pubblicità ci dice che gli OGM ci manipolano il cervello ed è meglio ritornare al passato con i prodotti biologici e non con gli OGM. Con questo progetto ho capito, ancora non sapevo che esistevano gli OGM e adesso so distinguere gli OGM dai naturali. Abbiamo scritto delle canzoni che parlano degli OGM e dei naturali. Siamo avanti, siamo passati, siamo OGM modificati, siamo belli da vedere alla vista, diamo piacere. Quelli OGM sono belli da vedere, perché quelli li hanno modificati con un DNA di un altro, per esempio di una sardina, di qualche altra cosa. Invece quelli naturali così vengono spontanei dall'albero. Per la canzone diciamo che abbiamo iniziato, poi man mano l'abbiamo aggiustata perché non è che viene sempre bene. Insomma, prima si era pensato di farla sotto forma di filastrocca. E poi siamo arrivati piano piano ad un lavoro divertente perché hanno voluto proprio spiegare con il ritmo, con la canzone, un ritmo rap, in un certo senso la rivalità fra un prodotto che può essere OGM e un prodotto naturale. E l'idea ci è venuta anche dalla gita che abbiamo fatta, perché lì abbiamo guardato il geranio autoctono, ecco perché lì lo ritrovate nella canzoncina. Il primo giorno in cui abbiamo iniziato con le lezioni frontali sull'educazione ambientale qui alle scuole elementari di Amicis, e abbiamo parlato ovviamente di specie animali e vegetali, specie selvatiche, ma anche di cultivar agronomiche, quindi di tutto quello che non è OGM. Abbiamo imparato molte cose sui semi e sulla biodiversità e sugli OGM e ci siamo divertiti. Poi c'era pure come, dove le celle frigorifere,
dove vengono congelati i semi, che possono anche stare pure 100 anni e poi si possono pure rimettere dentro al terreno per far nascere nuove piantine. Hanno partecipato sia gli alunni che le insegnanti con l'entusiasmo e con un impegno che sono davvero encomiabili, e il risultato secondo me ci lascia ben sperare. Diciamo che ci ha dato molto a noi e penso anche i bambini abbiano ricevuto molto. Perché con questo progetto non si è vista differenza a livello anche didattico, perché tutti i bambini hanno partecipato. Quindi è importante utilizzare anche questo canale del laboratorio espressivo per dare l'opportunità a tutti i bambini, anche quelli più timidi, quelli meno interessati, per esprimersi. Mi sembra che abbiano insomma acquisito la capacità di affrontare questo discorso in maniera molto responsabile, senza né demonizzare né però essere passivi, ecco, perché chiaramente hanno scoperto che sui cibi si può leggere, hanno scoperto che c'è il latte no OGM, insomma tanti apprendimenti importanti che hanno già messo in pratica, perché poi nei supermercati si sono rivelati molto osservatori molto attenti. E quindi questo aggancio con una realtà vissuta, no? E comunque con una contingenza, è stato veramente grandioso, ci ha consentito di lavorare in maniera interdisciplinare su tutti gli aspetti, che non erano solo quelli del biologico, dell'alimentare, della natura, ma appunto avere una visione complessiva su tutti i legami, le relazioni che ci sono intorno ad un argomento che può essere così anche: cos'è un OGM? Se resti fermo a che cos'è un OGM, ti fermi là, vai magari ad approfondire l'approccio scientifico, ma se vai oltre si apre un mondo, ed è quello che si è aperto agli occhi dei nostri bambini. Quindi i risultati sono fantastici.